Elia Bortolomi Hall, nuovo organista di Valdobbiadene, diplomato. Spiegaci un po' il percorso. Allora, il percorso per chi vuole avvicinarsi alla musica, insomma, è molto duro, perché comunque ci vuole tanta passione tanto studio, insomma, oltre che avere anche un po' la vocazione della musica. Il mio percorso si è sviluppato, diciamo, in totale sono circa 14 anni che comunque ho iniziato lo studio, insomma, della musica, ecco. Si studia un po' il preaccademico, il pianoforte, perché comunque la tecnica per suonare è fondamentale. Poi si comincia appunto a mettere a posizionare i piedi appunto sulla pedaliera, si comincia, insomma, ad avere anche una certa elasticità mentale, perché comunque bisogna avere il cervello, che alle volte si divide anche in tre parti, insomma, però ovviamente deve essere tutto messo rigorosamente bene, ecco. Poi appunto dall'accademico si comincia effettivamente a fare il repertorio che almeno a Vicenza è molto valido, perché si parte solitamente, le tonalità sono divise tra 500, 600, 700, 800, 900, insomma, quindi diciamo si fa un bel percorso, insomma, ecco, di studio, ecco. Si comincia appunto da Gabriele, si cominciano a fare appunto le prime toccate, dopodiché fiori musicali di Frescobaldi, toccate, fino ad arrivare appunto ai grandi preludi e fughe di Bach. E poi successivamente si parla di Mendelssohn, di Franck, di Reger, e poi ovviamente c'è anche la parte del Novecento, che di solito si porta un brano a scelta, ecco. E questa passione particolare per l'organo, come è nata? Scopro la mia vocazione quando effettivamente un sabato sera, se non ero male, entro in chiesa e sento l'altro organista del Duomo di Valdobbiadene, Luigi Mattiazzo, suonare. Da là ho scoperto di avere questa incredibile passione per la musica e soprattutto per l'organo, che appunto Mozart definiva il re degli strumenti. E un giovane che vuole magari entrare nel mondo della musica in generale, o in quello proprio dell'organista, che cosa le potete consigliargli di fare? Allora, intanto tanto sacrificio, nel senso che lo studio è immenso. Io posso dire che nell'ultimo periodo arrivavo anche a studiare 8 ore al giorno, insomma, per l'esame di annualità. E tanto sacrificio, tanta passione, e ovviamente deve avere anche un po' di vocazione, insomma, perché giustamente se non hai la vocazione o la cosiddetta passione, diventa tutto più difficile. Che cosa ti aspetti per i prossimi traguardi? Allora, il primo traguardo è raggiunto, quindi già questo mi rende felicissimo. Il secondo, cioè il prossimo traguardo che vorrei raggiungere, appunto, il diploma accademico di secondo livello di organo, appunto, in cui abbiamo deciso con la mia insegnante di perfezionarsi sul repertorio dell'8 e 900 europeo, e poi alla fine magari, ovviamente, quello che aspirano tutti è il concertismo, però insomma, e poi magari insegnare magari, ecco, riuscire a trasmettere quello che ho imparato io da grandi docenti, insomma. Auguri a tutti di buone feste, grazie. Allora, questo è un organo elettronico e il suono non è reale, perché appunto se avessi un organo a canne mi ci vorrebbe un appartamento solo per me, insomma, date appunto le dimensioni, insomma, e la vastità anche la molteplicità, insomma, di voci che può avere. È uno strumento in cui il suono è stato registrato da un vero organo a canne e serve per studio, quindi
insomma, il suono non è, come ripeto, non è reale, ma è appunto stato registrato per appunto consentire anche all'organista di immaginare mentre suona un organo, un vero organo a canne, insomma, ecco.
questo armonium, detto anche in francese armonium, ovvero organo espressivo, è uno strumento che viene dalla Francia, è stato costruito dalla ditta Casriel di Parigi verso la fine dell'Ottocento. Questo strumento ha una storia un po' particolare, perché proviene appunto da un convento di suore, che data appunto l'impossibilità e anche dalla grandezza dello strumento, me lo hanno venduto tramite un amico, insomma, che ha fatto dei lavori in Francia l'anno scorso. È uno strumento che di solito viene usato e messo dove c'è l'impossibilità di spazio per i veri organi a canne. E sentirete appunto non dico un'improvvisazione, però insomma un insieme, ecco, di canti natalizi fatti appunto su questo strumento. Una cosa mi preme di dirvi: sentirete appunto anche non solo appunto il suono, ma anche la meccanica mentre appunto vengono suonate le note. Non è appunto per come si può dire, per imprecisione dell'esecutore, ma è proprio la meccanica dello strumento, e quindi sentirete proprio lo strumento che, oltre a suonare, parla.